Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handmade. Oggi impareremo a lavorare questo meraviglioso cardigan che è stato elaborato utilizzando il punto rete d'Irlanda con il pioppiolino e abbiamo anche inserito questa lavorazione ad archi per rendere ancora più particolare il lavoro nel suo insieme. Data la lunghezza del lavoro, che però non è affatto complesso, infatti è anche abbastanza facile da eseguire, abbiamo dovuto dividere il tutorial in due parti. In una prima parte spiegheremo come realizzare questa parte ad archi, che in realtà è la parte da cui noi iniziamo. In particolare iniziamo da questo punto, che è la base degli archi, lavoriamo gli archi, dopodiché proseguiamo salendo verso le spalle e poi ci attacchiamo per scendere verso la base, quindi è una lavorazione un po' diversa. Il tutto è stato studiato per rendere quanto più possibile facile la lavorazione a tutte voi. Detto questo, possiamo iniziare dalla presentazione dei materiali. Inizieremo poi a spiegare la parte iniziale, quindi la lavorazione d'archi, dopodiché nel secondo tutorial, nella seconda parte, spiegheremo come lavorare il punto d'Irlanda e come poi attaccarsi per le maniche e fare le rifiniture. Per la lavorazione di questo cardigan abbiamo utilizzato il filo di Scozia numero 8 e l'uncinetto numero 3. È una lavorazione molto semplice, si parte con un pezzo unico. In particolare, noi abbiamo come punto di riferimento un giroseno di 100 centimetri. Allora, in modo un po' diverso dal solito, ma per agevolare la lavorazione, no, la nostra catenella di partenza sarà in questo punto, ovvero subito prima della costruzione di questo motivo ad archi. Perché? Perché questo motivo si lavora su un multiplo di 18 e quindi è meglio avere un'impostazione già ben fatta sul multiplo più grande, che è questo di 18, per cui costruiremo la nostra maglia salendo e scendendo. In tutti e due i casi lavorando questa rete d'Irlanda con il pioppiolino. Sono salita per circa 12 centimetri per quanto riguarda la fascia, questo motivo fatto dai tre archi. Dopodiché, per 15 centimetri verso il basso, ho lavorato la rete d'Irlanda. Sono salita per 4-5 centimetri, sempre a pezzo unico per la parte superiore. Dopodiché, ho diviso in tre parti. Ora vi faccio vedere la lavorazione, questo è il dietro e questo è uno dei lati del davanti. Questo è il nostro giro manica che sale dritto. Ho lasciato giusto un archetto di separazione tra la parte di dietro e il pezzo del davanti. E a partire, diciamo, dal punto in cui ho finito di lavorare gli archi e ho iniziato la lavorazione a rete d'Irlanda, ho diminuito di un mezzo quadratino ogni volta che salivo, tranne gli ultimi due. Naturalmente, nel corso della realizzazione del campione vi darò le misure esatte della lavorazione, quindi quanti giri facciamo, quanti archi ci dobbiamo trovare, eccetera, eccetera, partendo sempre come punto di riferimento da questo cardigan che io ho sviluppato in una taglia L con questo giroseno di 100 centimetri e un'altezza complessiva di circa 50 centimetri. Per la realizzazione del campione utilizzerò un filato più doppio, un uncinetto più grande rispetto al filo di Scozia e l'uncinetto numero 3 che ho utilizzato per rendere più evidente la facilità di questa lavorazione. Quindi partiamo dalla catenella di base che, come vi ho detto, è posizionata in questo punto. Dopodiché vi faccio vedere come si creano questi archi e successivamente come si scende verso la base del cardigan e si sale verso le spalle con la lavorazione a rete d'Irlanda. Dobbiamo, per un giroseno di 100 centimetri lavorato con il filato che vi ho detto e l'uncinetto numero 3, avviare 270 catenelle. 270 è proprio il multiplo di 18 ripetuto per 15 volte. Una volta fatte le 270 catenelle, facciamo una catenella in più e torniamo indietro a lavorare
tutto il giro una maglia bassa in ciascun punto catenella che abbiamo lavorato alla base. Quindi facciamo semplicemente un giro di punto basso fino a raggiungere 270 punti bassi se lavoriamo con il filato e l'uncinetto indicato e vogliamo questo famoso giro seno di 100 centimetri. Io scelgo questo numero 100 proprio perché è facile poi per voi ricavarne le proporzioni a seconda della vostra taglia. Una volta lavorato il nostro giro fatto tutto da punti bassi, dobbiamo iniziare ad impostare il lavoro per creare la fascia fatta dai tre archi. E questo giro, questo che ora vi farò vedere, è un giro fondamentale di impostazione, per cui una volta fatto bene questo giro, saliremo in automatico con grande facilità. Questo rappresenta la base fatta da maglie basse. Noi dobbiamo creare degli archetti che sono di diverse misure, in particolare di due. Quando partiamo, dobbiamo fare un archetto fatto di 3 catenelle dove saltiamo due maglie di base. Naturalmente, dopo ve lo faccio vedere nella pratica. Poi agganciamo il tutto con una maglia bassa e facciamo 1, 2, 3 archetti dove abbiamo 5 catenelle volanti e 3 maglie saltate. Continuiamo facendo poi 2 archetti di 3 catenelle volanti e 2 maglie saltate e poi ricominciamo facendo 3 archi da 5 e 2 archi da 3. 3 archi da 5 e 2 archi da 3 catenelle volanti fino ad arrivare alla fine del nostro giro, dove ci troveremo a lavorare invece l'ultimo arco singolo dopo aver lavorato i 3 fatti da 5 catenelle con sole 3 maglie volanti. Ora vediamo come procediamo. Innanzitutto facciamo una catenella, giriamo il lavoro. E nel primo punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Nel primissimo punto, 3 catenelle volanti. Contiamo una e due maglie di base che non lavoriamo. Nella terza facciamo una maglia bassa. E abbiamo pertanto lavorato questo primo archetto. Ora, 5 catenelle, come vi ho segnato nello schema. Una, due, tre maglie di base che non lavoriamo, nella quarta una maglia bassa. Ripetiamo questa lavorazione di 5 catenelle volanti per altre due volte. Quindi 3, 4, 5, una, due, tre maglie di base saltate, nella quarta una maglia bassa. E ancora un'altra volta. 4, 5 catenelle volanti, una, due, tre maglie di base, la quarta una maglia bassa. Ora ripetiamo per due volte il modulo fatto da 2 catenelle, 2 maglie basse saltate e 3 catenelle volanti. Quindi una, due e 3 catenelle, una e due maglie saltate, nella terza una maglia bassa. Ancora una, due e 3 catenelle, una, due maglie di base, nella terza una maglia bassa. Ora riprendiamo la lavorazione fatta da 5 catenelle e 3 maglie di base saltate, nella quarta una maglia bassa. Ancora 4, 5, saltiamone 3 e nella quarta una maglia bassa. Ancora per la terza volta facciamo 5 catenelle, saltiamo 3 maglie di base e nella quarta facciamo la nostra maglia bassa. Vedete? Abbiamo creato un primo archetto singolo fatto di sole 3 catenelle, 1, 2, 3 di 5 catenelle, 2 di 3 catenelle, ancora 3 di 5. Proseguiamo sempre in questa sequenza. Quindi ora faremo i due archetti da 3, 1, 2 e nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, saltiamo 2 e nella terza maglia bassa. Arrivati alla fine del giro, ci troveremo a finire
avendo lavorato i tre archetti grandi fatti da 5 catenelle e uno solo finale fatto solo da 3. Quindi 3 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, nella terza, che rappresenta anche l'ultima maglia del giro, andiamo a fare la nostra maglia bassa. Quindi iniziamo e finiamo con un archetto piccolo, e nel mentre abbiamo questa sequenza fatta di 3 archetti grandi e 2 piccoli. Detto questo, se abbiamo fatto bene questo lavoro, abbiamo impostato senza alcun problema la base per la nostra lavorazione ad archi. Iniziamo ora il nostro terzo giro in questo modo. Innanzitutto, per simulare una maglia alta, facciamo 3 catenelle. Giriamo il lavoro e dove abbiamo la maglia bassa, ovvero da dove sono sbucate le 3 catenelle, andiamo a lavorare una maglia alta. Abbiamo così 2 maglie alte, una che è data dalle 3 catenelle iniziali e una affiancata, che è una maglia alta vera e propria. Ora lavoriamo 3 catenelle. Saltiamo questo primo archetto piccolino e andiamo dove c'è il primo arco, quello grande fatto di 5 catenelle. Entriamo dentro, agganciamo il tutto lavorando una maglia bassa. Quindi 2 maglie alte, 3 catenelle, saltiamo l'arco piccolo, andiamo nel primo arco, quello grande, e agganciamo con una maglia bassa. Ora, filo sull'uncinetto, andiamo nell'arco, quello grande centrale. E direttamente, senza fare catenelle, in questo arco, vedete, filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, lavoriamo 9 maglie alte. Questa è l'ottava maglia alta e abbiamo ora la nona maglia alta. Quindi il secondo arco è stato riempito tutto da maglie alte. Ora direttamente andiamo nell'arco successivo. Entriamo e agganciamo il tutto con una maglia bassa. Quindi i tre archi, quelli grandi fatti da 5 catenelle, sono lavorati con una maglia bassa nel primo per creare l'aggancio, 9 maglie alte e una maglia bassa nel terzo per agganciare questo arco. In modo speculare, ora andiamo a lavorare 3 catenelle, saltiamo il primo arco. E tra i due archi piccoli lavoriamo 3 maglie alte. Vi ripeto, guardate, abbiamo i due archetti piccoli. Tra i due archetti piccoli dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a lavorare sopra 3 maglie alte. Proseguiamo. 3 catenelle. Raggiungiamo il primo arco grande, vedete, ne abbiamo 3 grandi il primo, e agganciamo con una maglia bassa. Ora direttamente filo sull'uncinetto andiamo nel secondo arco a lavorare 9 maglie alte. Ed ecco la nona maglia alta. Dopodiché andiamo nel terzo arco grande, agganciamo il tutto con una maglia bassa e abbiamo creato il nostro secondo arco. Ora facciamo 3 catenelle. Ora filo sull'uncinetto e tra i due archetti piccoli dove abbiamo la maglia bassa, entriamo e lavoriamo 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Tutte nella maglia bassa centrale. Ora, molto semplicemente, 3 catenelle. Dove andiamo? Dove abbiamo il primo arco grande, agganciamo, filo sull'uncinetto, passiamo all'arco centrale e lavoriamo 9 maglie alte. Questa è la sequenza che dobbiamo sempre ripetere. Abbiamo lavorato le 9 maglie alte, andiamo nel terzo arco grande, entriamo dentro, agganciamo, lavoriamo una maglia bassa. Siamo arrivati
Alla fine del giro, naturalmente, voi ripeterete per più volte. Facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, puntiamo sull'ultima maglia bassa e chiudiamo lavorando 2 maglie alte. Ora facciamo un piccolo riassunto del giro lavorato. Allora, vi ricordate, abbiamo 3 archi grandi e 2 piccoli. Nei 3 archi grandi noi lavoriamo in quello centrale 9 maglie alte che raccordiamo prima e dopo negli archi precedenti e successivo con una maglia bassa. Tra i 2 archetti piccoli, quelli fatti da 3 catenelle, abbiamo una maglia bassa e sopra questa maglia bassa dobbiamo fare 3 maglie alte. La sequenza prevede che prima e dopo queste 3 maglie alte noi facciamo 3 catenelle. Perciò andiamo con ordine. Iniziamo il giro con 3 catenelle e una maglia alta. Poi facciamo 3 catenelle e agganciamo con una maglia bassa sopra il primo arco grande. Lavoriamo nel secondo arco 9 maglie alte che agganciamo con una maglia bassa nel terzo arco. Ci troviamo dove stanno i 2 archetti piccoli. Facciamo dopo la maglia bassa 3 catenelle. Al centro 3 maglie alte e 3 catenelle. Dopodiché passiamo di nuovo ai 3 archi grandi, dove ripetiamo la sequenza. Maglia bassa, passiamo all'arco centrale 9 maglie alte, maglia bassa nel terzo arco, così via. Dobbiamo finire come abbiamo iniziato con 2 maglie alte. Iniziamo ora il prossimo giro. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro. Sopra le 2 maglie alte con cui abbiamo terminato il giro facciamo 2 maglie basse. Proseguiamo facendo una catenella. Ora in ciascuna maglia alta dell'arco facciamo questa lavorazione. Quindi abbiamo fatto una catenella. Andiamo sopra la prima maglia alta e facciamo un'altra maglia alta più una catenella. Filo sull'uncinetto, passiamo alla seconda. E facciamo maglia alta più catenella. Ancora filo sull'uncinetto, sulla terza maglia dell'arco sottostante facciamo maglia alta e catenella. Quindi sopra ciascuna delle maglie alte del giro precedente noi lavoriamo una maglia alta e una catenella. Maglia alta e catenella. Maglia alta e catenella fino alla fine. Quindi maglia alta e catenella. Arrivati ora alle 3 maglie alte che stanno sugli archetti piccolini, dopo aver fatto la catenella, andiamo a lavorare su queste 3 maglie alte, 3 maglie basse, una sopra ciascuna maglia alta sottostante. Ora, una catenella. Andiamo sul nuovo arco. E a lavorare su ciascuna maglia alta, una maglia alta e una catenella. Ancora una maglia alta e una catenella. Una maglia alta e una catenella e così via. Dobbiamo riempire tutte le maglie alte sottostanti. Lavoriamo l'ultima maglia alta. Una catenella, andiamo sulle 3 maglie alte del giro precedente e lavoriamo 3 maglie basse. E così proseguiamo per tutta la lunghezza del nostro cardigan. Vedete, ora faccio una catenella dopo le 3 maglie basse, vado direttamente sulla prima maglia alta a costruire un'altra maglia alta più una catenella. Sotto abbiamo solo maglie alte, sopra facciamo maglia alta più catenella, maglia alta più catenella. Quindi sotto avevamo 9 maglie alte, in questo caso abbiamo sempre 9 maglie alte intervallate prima e dopo da una catenella. Arrivati alla fine dell'arco, lavoriamo l'ultima maglia alta, facciamo una catenella, abbiamo solo 2 maglie alte finali e quindi faremo una e 2 maglie basse sopra le maglie alte del giro precedente e abbiamo così costruito
anche il secondo giro del nostro arco. Iniziamo ora il terzo giro di questa nostra sequenza di archi. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo una maglia bassa sulla primissima maglia. Dopo la maglia bassa andiamo direttamente sopra la maglia alta del giro precedente e lavoriamo una sequenza fatta di maglia alta e catenella per 4 volte. Maglia alta e catenella, maglia alta e catenella per la terza volta, maglia alta e catenella per la quarta volta. A questo punto ci troviamo al centro del nostro lavoro e quindi cambiamo un attimo. Facciamo maglia alta, catenella e nello stesso punto un'altra maglia alta. Quindi qua al centro abbiamo creato una V. Questa V. Proseguiamo ora con una catenella e sulla maglia alta successiva facciamo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella per le restanti 4 volte. Quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Vedete? Anzi, ora facciamo in questo modo così si vede meglio. Abbiamo fatto questo arco che è identico a quello successivo, se non per il fatto che la quinta e la sesta maglia alta sono lavorate nello stesso punto di base, sempre intervallate da una catenella. Finiamo con una maglia alta senza catenella. Ora andiamo dove ci sono le tre maglie basse del giro precedente e lavoriamo una maglia bassa al centro. Ora, senza fare alcuna catenella, andiamo direttamente alla prima maglia alta del giro precedente e facciamo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella per 4 volte. Catenella 1, 2, 3, 4 con la catenella. Sulla quinta lavoriamo una V fatta da maglia alta, catenella, maglia alta nello stesso punto. Continuiamo con la catenella, maglia alta sulla maglia alta del giro precedente, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Senza fare nessuna catenella, andiamo dove ci sono le tre maglie basse, su quella centrale andiamo ad attaccarci con un'altra maglia bassa e passiamo al nuovo modulo. Quindi, senza fare catenelle, abbiamo maglia alta e catenella per 4 volte, una maglia alta su ciascuna maglia alta del giro sottostante. 4 catenella, sulla quinta facciamo la nostra V, maglia alta, catenella, maglia alta, proseguiamo con la catenella e poi 1, 2, 3, 4 maglie alte restanti intervallate dalla catenella. Questa è la terza maglia alta, catenella, quarta maglia alta. Non facciamo la catenella e andiamo a chiudere il giro sulla seconda delle maglie alte del giro precedente facendo una maglia bassa. La nostra sequenza per fare l'arco, ora vi faccio vedere quello blu. Abbiamo creato praticamente questo primo arco. Dobbiamo ripetere in modo speculare ora i giri che già abbiamo fatto. Naturalmente vi faccio vedere ora il giro di raccordo che ci permette di legare questa serie di archi, questa serie di giri che forma il primo arco con il secondo arco e poi con il terzo. Iniziamo questo nuovo giro facendo 7 catenelle. Dopodiché giriamo il lavoro
e contiamo la seconda catenella di separazione, ovvero 1, 2, 3, la quarta maglia, perché abbiamo le catenelle di separazione e andiamo sulla seconda. Dentro questa maglia andiamo a fare una maglia bassa. Proseguiamo ora sempre con di 5 catenelle in 5 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5. Andiamo dove c'è la catenella di separazione che viene subito prima della V. Vi ricordate, nel giro precedente abbiamo fatto queste V. Andiamo nel punto dove abbiamo la catenella e facciamo una maglia bassa, ancora 5 catenelle. Andiamo nella catenella di separazione che viene dopo la V e andiamo a fare una maglia bassa per agganciare. Ancora 5 catenelle. Abbiamo una, due e dopo la seconda, sempre dove abbiamo la catenella di separazione, entriamo e facciamo una maglia bassa. Vedete, abbiamo creato questi archetti facendo 7 catenelle. E contando una, due maglie alte del giro precedente, subito dopo abbiamo fatto una maglia bassa per agganciare l'archetto. 5 catenelle, agganciamo con la maglia bassa subito prima della V. 5 catenelle, agganciamo sempre con la maglia bassa subito dopo la V. Poi contiamo una e due maglie alte del giro precedente e andiamo ad agganciare sempre con la maglia bassa. Ora lavoriamo solo 3 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto e andiamo sulla maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro precedente. Vi ricordate che avevamo fatto una maglia bassa in questo punto? Quindi due volte il filo sull'uncinetto, lavoriamo una maglia altissima. Ancora 3 catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto, anzi, contiamo una, due maglie alte del giro precedente e subito dopo andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, prima della V una maglia bassa, 5 catenelle, subito dopo la V una maglia bassa, 5 catenelle. Contiamo una e due maglie alte del giro precedente, subito dopo maglia bassa. Ora 3 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo sulla maglia bassa del giro precedente a fare una maglia altissima. Ancora 3 catenelle, contiamo una e due maglie alte del giro precedente, subito dopo andiamo a fare una maglia bassa. Come proseguiamo? Sempre con 5 catenelle. Prima della V una maglia bassa, 5 catenelle. Dopo la V un'altra maglia bassa. Ancora 5 catenelle. Contiamo una e due maglie alte che vengono dopo la maglia bassa che abbiamo fatto e subito dopo facciamo una maglia bassa. Ora 3 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare sulla maglia bassa del giro precedente una maglia altissima. Ecco qui. E abbiamo fatto questo nostro giro di raccordo. Ora siamo pronti per iniziare il prossimo giro che sarà uguale al primo che abbiamo fatto. Anzi, al secondo che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato la lavorazione ad archi. Ora, naturalmente, vi descrivo l'attacco per il prossimo giro, anche se vi conviene poi tornare indietro e riprendere dal giro numero 3, in sostanza. Quindi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, una maglia alta, 3 catenelle. Saltiamo il primo archetto, nel secondo entriamo e facciamo una maglia bassa e ora esattamente 9 maglie alte nell'archetto successivo.
Finite le 9 maglie alte, andiamo nell'arco successivo ad agganciare il tutto con una maglia bassa. Stiamo riprendendo, come vi ho detto, il giro precedente. Ora nuovamente 3 catenelle, saltiamo il punto basso, andiamo dove abbiamo la maglia altissima nel giro precedente, sopra questa maglia altissima, nello stesso punto, andiamo a lavorare 3 maglie alte. Ancora 3 catenelle, saltiamo l'arco immediatamente successivo e in quello dopo agganciamo una maglia bassa. Poi naturalmente passiamo al nuovo arco dove faremo nuovamente le 9 maglie alte e così via, fino a ripetere di nuovo tutti i giri, questo che stiamo eseguendo, i due successivi e un'altra volta il giro di raccordo. Io questa serie l'ho lavorata per 3 volte in modo da avere una fascia, come vi ho detto, con il filo di Scozia e l'uncinetto numero 3 di circa 12 centimetri. Ci vediamo quindi quando abbiamo raggiunto l'altezza desiderata e faremo un ulteriore giro di raccordo per poter riavere le 270 maglie iniziali e iniziare quindi a lavorare sia dalla parte di sotto che dalla parte di sopra la nostra lavorazione appunto rete d'Irlanda. Quando avremo finito la serie di archi che vogliamo lavorare, faremo l'ultimo giro di raccordo, cioè quello che vi ho appena spiegato. Dopodiché, per iniziare a lavorare il punto rete d'Irlanda, dobbiamo ripristinare il nostro multiplo, quello di 18, in modo che il lavoro continui a crescere in modo regolare e quindi con le pareti dritte. Il nostro multiplo si ferma in questo punto, guardate. Quindi io dove ho la maglia altissima farò 3 maglie basse, nei 3 archi centrali farò 4, 4, 4 maglie basse e ancora qua 3, quindi sono 3 più 4 più 4 più 4 sono 15 più 3 18. Passando al secondo modulo ne facciamo sempre 3, 4, 4, 4 e 3. In questo modo noi ripristiniamo il nostro multiplo di 18. Quindi iniziamo questo nuovo giro facendo una catenella. All'interno del buchino facciamo 3 maglie basse. Poi passiamo oltre e ne facciamo 4. Passiamo ancora oltre nell'arco successivo e ne facciamo 4. Come vi ho detto, nei 3 archi centrali 4. Ancora terzo arco, sempre 4 maglie basse. E ora, prima della maglia altissima, a contare 18 ne dobbiamo fare 3. Quindi passiamo oltre e facciamo di nuovo 3 maglie basse, passiamo all'arco successivo 4, passiamo al secondo arco ancora 4, ultimo arco 4 maglie basse, arrivati al modulino. All'archetto prima della maglia altissima 3 e così fino alla fine del nostro giro. In questo modo riavremo le nostre 270 maglie basse iniziali che abbiamo da quest'altro lato. Arrivati alla fine, chiudiamo entrando nell'ultima maglia e facendo una maglia bassa, quindi abbiamo ripristinato il nostro multiplo. Ora iniziamo a lavorare la rete d'Irlanda.